L'Osservatorio Terapie Avanzate è un nuovo progetto che ha come obiettivo quello di dare una corretta informazione sulle terapie avanzate, che sono, diciamo, le biotecnologie più innovative come la terapia genica, la terapia cellulare, l'editing genomico, di cui si parla molto in questi ultimi 2 anni, l'immunoterapia e anche tutta una serie di tecniche mirate sull'RNA per andare a, diciamo, sono delle nuove strategie terapeutiche per tutta una serie di malattie. Dalle malattie rare, ma anche tumori e malattie infettive. L'obiettivo di questo nuovo progetto è quello di dare un'informazione corretta. Perché? Perché di biotecnologie innovative si parla molto, ma non sempre nella maniera più giusta per il grande pubblico, perché da una parte si hanno grosse aspettative, dall'altra parte si hanno anche grandi paure, grandi aspettative su tematiche quali la terapia genica, che negli ultimi anni si sono avute le prime approvazioni in Europa e anche in America, ma per esempio quando si parla di manipolazione del DNA subentrano anche tutta una serie di paure molto spesso non giustificate. E quindi il progetto nasce come prima cosa per dare la corretta informazione, ma poi vuole anche diventare un luogo di discussione tra i diversi stakeholder, che ruotano intorno a queste tecnologie, quali appunto i pazienti, come prima cosa, le aziende farmaceutiche, i ricercatori, i clinici e anche la società pubblica, diciamo. Questo perché? Perché sono terapie che erano sempre viste come terapia del futuro, ma ormai sono realtà, stanno arrivando, le prime sono arrivate e ci saranno un problema anche sulla base regolatoria di come regolare l'accesso di queste terapie ai pazienti e dei costi, perché quando si parla di terapie come la terapia genica hanno dei costi altissimi e quindi più ne arriveranno, più ne saranno approvate, più si creeranno i problemi di una sostenibilità per il sistema sanitario nazionale. E quindi questa sarà sicuramente una delle tematiche che affronteremo, oltre ovviamente anche le tematiche etiche.